suor Roberta, che bella questa storia di San Rocco! Molto bella, davvero una storia incredibile di un uomo innamorato di Dio. E allo stesso modo il personaggio che oggi vi presento, bambini, è un uomo che ha una storia molto particolare da raccontarci. Il suo nome è Sansone. Sansone? Ma sì. Allora era un santo anche lui? Sansone? È una domanda intelligente, bambini. La risposta è che si chiamava Sansone e se è santo lo sa Dio. Ecco, va bene come risposta così? Va bene, l'accetto, l'accetto. Andatelo a cercare nel calendario, bambini, se ci fosse un Sansone. Comunque, Sansone era un uomo nato da una donna sterile, cioè una donna che non poteva avere bambini. A questa donna un angelo le dice: Dio ha avuto pietà di te e ti regala un bambino, però attenta, questo tuo figlio sarà un uomo molto forte. Ma sai, Tommasino, dove aveva tutta la forza Sansone? Certo, nei muscoli! No, non nei muscoli in maniera secondaria, ma la forza di Sansone era tutta nei capelli! Nei capelli? Sì, nei capelli! Tant'è che l'angelo dice a questa donna: tuo figlio non dovrà mai tagliarsi i capelli, perché se si taglia i capelli i suoi muscoli diventano flosci e non avrà più forza. Ma avrà avuto i capelli lunghissimi, chissà quanto spendevano in shampoo. Lunghissimi, tanto, probabilmente tanto, ma non solo i capelli, sai, anche la barba, insomma tutta la testa era un gran capellone, Sansone. Ed era un uomo fortissimo, come aveva promesso infatti Dio. Talmente forte che era un uomo che in battaglia sapeva il fatto suo. Al suo tempo gli israeliti erano molto impegnati in battaglia a combattere contro i filistei. Beh, non mi chiedi nulla, adesso non mi chiede niente. Sai chi erano i filistei? Ma saranno stati dei nemici degli israeliti. Grazie, te l'ho detto io, Tommasino. Perché sono perspicaci. I filistei erano importantissimi, erano dei nemici terribili. Perché, sapete, bambini, avevano inventato il ferro. E il ferro è fortissimo, quindi i filistei avevano i carri di ferro, cosa che Israele invece non aveva, per cui in battaglia vincevano sempre i filistei, per questo erano nemici giurati di Israele. Ma Sansone riesce, insomma, nelle sue battaglie abbastanza vincitore, anzi ce n'è una che è raccontata nella Bibbia molto particolare, Tommasino. Quale? Spara! Ma insomma si dice che una volta Sansone abbia preso una mascella d'asino e abbia cominciato a uccidere tutti i filistei che aveva davanti. Ma con la mascella d'asino? Ma che storia è? Che ti dico, che storia avrei voluto esserci, non so mica come ha fatto, però c'è scritto che con una mascella d'asino lui ha vinto tutto un gruppo di filistei che andavano contro Israele. Meno male che non ha usato il becco di un pappagallo. Meno male, ti è andata bene, Tommasino. E allora, insomma, capite che era un personaggio molto particolare, molto forte, ma ahimè, Tommasino, che succede? Era molto sfortunato con le donne. No! Sì. Per i capelli troppo lunghi, forse? Ma forse, chissà, infatti saranno i capelli, sì, che lo metteranno nei guai con una donna. Con la prima non sappiamo come è andata a finire. Era una donna filistea, quindi già, insomma, con una nemica. È andata male, è stato tradito. Ma con la seconda un disastro. Ah, sì? Sì, si innamora di una donna che si chiama Dalila. E una volta questa donna, incitata proprio dai filistei, fa una domanda a Sansone. Senti un po', ma mi dici perché sei così forte? Dove sta? Dov'è tutta la tua forza? E la prima volta Sansone non dice niente, perché era un segreto fra lui e Dio, non doveva rivelarlo. Non doveva! Eh no, bambini, impariamo anche da Sansone, che i segreti non si rivelano, quelli belli, quelli buoni. Comunque, glielo chiede una volta, due volte, tre volte, quattro volte, all'infinito, finché un giorno Sansone non ne può più e le dice il suo segreto. La mia forza sta nei capelli. Oh, Tommasino, a quel punto arrivano
i suoi nemici e mentre dorme, insomma, gli tagliano tutti i capelli. E quando Sansone si sveglia, è un uomo come tutti gli altri. Allora lo fanno schiavo. Ai, 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 ai. Sì, diventa uno schiavo e lo mettono a girare la macina. Cioè, per fare il grano c'erano delle pietre enormi che venivano usate per schiacciare il grano e quindi facevano la farina. Però serviva di girarle. E invece che un asino, secondo me era la vendetta dell'asino. Può darsi, brava, brava. E invece che un asino, insomma, ci hanno messo Sansone. Ma piano piano i capelli ricrescono, certo. Tommasino, e quindi cominciano a ricrescergli i capelli, lui se ne accorge e allora un bel giorno, quando si rende conto che i suoi capelli avevano raggiunto, insomma, una certa lunghezza, che cosa fa? Fa una preghiera e dice: Dio di Israele, rendimi la forza come era un tempo, che io possa vendicarmi dei miei nemici. E a quel punto... Che fa? Che fa? Raccoglie tutte le forze che aveva e prega Dio. E dove era? C'erano delle colonne. E si attacca a queste colonne, le fa tremare, crolla tutta la casa. Badabum! Mamma mia! E crolla la casa su di lui, che muore, poverino, ma con lui muoiono anche tutti i suoi nemici. Sì, tutti i filistei che erano lì per adorare un falso dio che loro volevano spacciare per il vero dio. E così Sansone completa la sua missione, un po' misteriosa, un po' differente da tante altre. Non è finita benissimo. Non è finita benissimo, però ci insegna tante cose. La prima, che vogliamo ricordarci di custodire bene i nostri segreti e anche di fidarci delle persone giuste, bambini. Hai ragione. Sì. E c'è anche un altro insegnamento: se avete i capelli lunghi, dovete lavarli. Certamente, sono d'accordo con Tommasino. E allora noi vi diamo appuntamento per un'altra bellissima storia la settimana prossima. Ciao, grazie, sono Roberta. Ciao, grazie, Tommasino. Ciao, ciao bambini.